Mister Toscani, intanto benvenuto a Catania. Grazie. Parto proprio da qui, perché lei in conferenza stampa ha più volte rimarcato questa simbiosi, no? Che ha già costruito probabilmente con la città, ha parlato di questa identità forte che già ha recepito, ha parlato di Catania, ha parlato di Sant'Agata. Sì, in questi due giorni e questo periodo che mi sono avvicinato a questo club, a questa città, ho avuto delle sensazioni molto positive. Ho riscontrato questo attaccamento morboso dalla parte dei catanesi a Sant'Agata e alla squadra del Catania. Noi siamo gli artefici del Catania e in questo dobbiamo essere responsabili di regalare le più grosse soddisfazioni a un popolo che merita di viverle. A proposito di questo, sa benissimo, lo sa da uomo di sport, che Catania è una piazza esigente e che ha voglia soprattutto, non dico di riscatto, ma di avere un ruolo, di recitare un ruolo di squadra che possa davvero ambire ad un risultato importante. Catania è come me, esigente, e noi vogliamo essere, costruire qualcosa di competitivo e partecipare a qualcosa di importante fino all'ultima giornata. Lei ha parlato di sfida, naturalmente è un uomo abituato alle sfide e le ha vinte, ne ha vinte tante. Ecco, in conferenza stampa le ho chiesto in cuor suo qual è stato il momento, quello che gli ha fatto scattare la molla per dire sì, questa è la piazza giusta, accetto questa proposta. Ma quando ho iniziato a incontrare, a sentire il direttore, il vicepresidente Francesco Lodi, da loro ho avvertito la mia stessa lava dentro, non fuoco dentro, lava dentro, e quindi l'ho percepito, è il contesto giusto per la nuova sfida. A proposito di sfida, adesso però inizia il bello, tra qualche settimana in ritiro si inizierà a lavorare, da cosa partirà? Abbiamo iniziato a lavorare già da ieri, da cosa partirò? Nella costruzione insieme al direttore, nella scelta soprattutto dei calciatori, prima come uomo e poi come calciatori, adatti al nostro modo di intendere il calcio e al contesto Catania, in quello dobbiamo commettere meno gli errori degli altri.